Eccoci tornati live per questo terzo momento della giornata per le fonti Open Banking Main Event. Abbiamo già detto molte cose, ci siamo concentrati sui cambiamenti che si sono verificati, ci sono stati soprattutto nell'ultimo anno, che poi seguono a ruota e più velocemente cambiamenti che evidentemente erano già avvenuti, e quindi abbiamo capito, almeno abbiamo cercato di capire insieme a tutti voi, le modalità attraverso le quali le banche possono strutturarsi proprio per aprirsi ai modelli Open. Adesso bisognerà veramente entrare nel merito delle prospettive future, quindi quali scenari si sono già aperti e soprattutto quelli che andranno ad aprirsi, e i modelli di Open Finance che si apriranno nel breve, medio e lungo periodo. Cerchiamo di spingersi più in là possibile, cerchiamo di ipotizzare in che modo modificheranno il panorama competitivo proprio per andare verso una maggiore competitività. Faremo tutto ciò insieme ai nostri ospiti, naturalmente, che ho il piacere di presentare. Claudia Vassena, Head of Buddy Bank e Head of Digital Channels Unicredit. Claudia, buongiorno, bentrovata. Buongiorno. Paola Papanicolaou, Executive Director, Group Head of Innovation, Gruppo Intesa San Paolo. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, buongiorno. E Massimo Doria, Capo Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, Banca d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tre. Allora, questo è credo un punto cruciale della nostra giornata, perché dobbiamo proprio parlare di scenari competitivi ed è proprio il primo micro tema che vorrei mettere sul tavolo: Open Finance e nuovi scenari competitivi. Io partirei da Claudia Vassena e poi vado con la stessa domanda anche da Massimo Doria per capire in che modo proprio l'Open Innovation modificherà lo scenario competitivo. Cerchiamo di mettere le basi per poi approfondirle. Prego Claudia. Allora, diciamo che noi stiamo lavorando, grazie anche alla rivoluzione portata dalla PSD2 ormai già da circa 3 anni, su una infrastruttura che ci permette una più facile comunicazione con l'esterno. Se noi pensiamo alle banche, prima della PSD2 avevamo al nostro interno tutta una serie di silos e di architetture che ci permettevano chiaramente di sviluppare prodotti al nostro interno, ma difficilmente poter plaggare soluzioni di terzi, tant'è che si parlava spesso di integrazione, quindi di lunghi progetti in cui un partner terzo veniva integrato nel linguaggio, nell'infrastruttura, in quelle che erano le caratteristiche della singola banca, e poi veniva ovviamente offerto alla nostra clientela. E questo era molto dispendioso, quindi quando si andava a integrare un nuovo partner bisognava essere particolarmente decisi, quindi il business case sottostante particolarmente solido, e quindi c'era anche meno appetito al rischio, perché chiaramente un'integrazione di questo tipo poteva, appunto essendo particolarmente onerosa, poteva anche essere, come dire, non redditizia e quindi evitata. Invece grazie proprio anche alla PSD2 si è iniziato a parlare di linguaggi comuni di scambio di informazioni, e quindi anche le fintech che si pongono sul mercato non devono più passare attraverso onerosi processi di integrazione, quindi si può anche sperimentare di più e quindi prendersi un pochino più di rischio, provare un prodotto, una soluzione, capire se il mercato l'apprezza, e se non l'apprezza anche pensare a un write-off, ma chiaramente con una spesa inferiore è anche possibile assumersi dei rischi superiori. Noi l'abbiamo fatto chiaramente stimolati da questa legislazione, che è stata, a mio avviso, per chi fa innovazione davvero utile. Stiamo avendo i primi risultati. È chiaro che dall'altra parte ci vuole anche un cittadino che sia pronto a recepire questa innovazione. Parlo per esempio dell'account aggregation, quindi la possibilità di utilizzare le soluzioni di una banca, come nel nostro caso, per poter aggregare i conti che magari un cittadino ha su un'altra banca, su un altro istituto. Chiaramente non è così facile, perché non tutti sono così pronti ad utilizzare queste tecnologie, ma intanto ci sono, e da qui è partito poi tutto un processo innovativo molto importante, tant'è che adesso siamo proprio oggi in rilascio per esempio con delle innovazioni in cui plaghiamo delle soluzioni di investimento terze e addirittura a breve anche di assicurazioni terzi. Quindi vediamo che dal mondo dei pagamenti, dell'account dal transazionale, ci stiamo spostando anche in altri perimetri, per cui devo dire la forza propulsiva di poter avere un linguaggio comune standard sul mercato ha aperto tantissimi scenari anche di sperimentazione, e l'anno che è appena passato e che ancora stiamo vedendo di grande mutamento ci ha insegnato quanto la flessibilità e poter provare subito in produzione delle nuove soluzioni sia davvero vincente, per cui davvero l'open innovation è solo iniziato, ma ci sono delle ottime prospettive per, come dire, essere, diciamo, come banche più sulla fronte dell'innovazione, non doversi intrattendere che altri terzi lo facciano all'esterno e poi essere dei fast followers.
Ecco, diciamo che l'esigenza di dover accelerare su alcuni processi ha favorito, no, appunto queste aperture di cui lei parla. Linguaggio comune è molto interessante perché effettivamente bisogna uniformarsi. È un tema che è un concetto che è emerso anche nelle tavole rotonde precedenti. E poi mi pare appunto di capire, così giro anche con queste sollecitazioni la domanda, la stessa domanda a Massimo Doria, che da una parte abbiamo una legislazione che si è fatta trovare pronta e quindi ha saputo rincorrere i normali cambiamenti e le normali evoluzioni, adesso bisognerà capire come il cittadino riuscirà, no? Parlavamo prima di cliente evoluto e quindi di come davvero si possa parlare di un linguaggio comune a tutti che possa davvero mettere sulla stessa, diciamo, sullo stesso punto di partenza tutti quanti. Allora, beh, direi che ci sono già tanti, tanti aspetti interessanti. Massimo Doria, appunto, in che modo l'Open Innovation modificherà lo scenario competitivo aggiungendo questi tasselli molto importanti che Claudia Vassena ha già messo sul tavolo? Sì, grazie. Io partirei da una considerazione che forse lo sta già cambiando, in larga parte lo ha già cambiato il modo di immaginare il mercato. È molto interessante, diciamo, lo stimolo che è venuto fuori da questa prima parte della nostra conversazione di una normativa che in qualche modo è al passo con la spinta dell'innovazione. Io nella prospettiva di un'autorità e quindi con una vista un po' più dall'alto e regolatoria, direi che in questo caso però è successo anche l'inverso, cioè abbiamo avuto un motore della regolamentazione, la PSD2, che ha dato una spinta importante al mercato, che le colleghe forse potranno confermare, in una prima fase è stato addirittura un po' riluttante, adesso ha preso piena consapevolezza, come ascoltavamo prima, delle possibilità connesse con i paradigmi open. Perché dico che il mercato è già cambiato? Perché siamo partiti proprio con la PSD2 da un paradigma di open payment, siamo passati all'open banking e stiamo andando velocemente verso l'open finance. Ora, che cosa in termini concreti significa tutto ciò? Significa che stiamo in qualche modo andando verso un modello di mercato che conosce non solo il singolo operatore nel recinto competitivo, ma vede confrontarsi ecosistemi tra loro diversi. Questi sono gli ecosistemi delle piattaforme. È una formula che può sembrare un po' involuta, ma in realtà al suo interno contiene proprio quello che dicevamo all'inizio, la capacità di interrelare dimensioni diverse per produrre nuovi servizi molto più completi, molto più digitali a favore della clientela. Io credo che se vogliamo capire veramente quello che sta succedendo, possiamo fare riferimento a due dimensioni in particolare, che è una semplificazione un po' narrativa, ma ci aiuta ad avvicinarci al tema. La prima dimensione è quella dei prodotti. Ora, negli ecosistemi, nell'open banking, la condivisione dei dati e il dato stesso come elemento centrale dello stesso ecosistema consente di elaborare prodotti che sono il frutto della interazione tra soggetti diversi, anche appartenenti a mondi differenti. Quindi, in questo senso, l'offerta si fa molto più completa, molto più evoluta, certamente pone dei problemi di consapevolezza della clientela che magari potremmo affrontare dopo. Un altro aspetto che non è meno rilevante è quello che attiene non tanto ai prodotti ma ai soggetti. E questo chiama molto in causa diciamo, la consapevolezza e la capacità di gestione del ruolo da parte dell'intermediazione tradizionale ma anche da parte delle autorità. Che cosa intendo dire? Che in questi ecosistemi viene un po' meno il punto di riferimento a cui tutti noi siamo abituati a pensare, che c'è una responsabilità che viene gestita in una logica di relazione bilaterale, magari in un contratto che potrà anche essere digitalizzato, ma rimane una relazione bilaterale e che quindi lega e rende visibile il sistema delle responsabilità. Ora, in questi ecosistemi in realtà c'è un forte elemento di interdipendenza, quindi ciascun attore è coinvolto dal comportamento di tutti gli altri, in particolare, ma non soltanto, dai fornitori tecnologici di quell'ecosistema. Quindi questo è sicuramente un aspetto di cui tener conto, non soltanto perché può essere una minaccia in termini di integrità, e stabilità finanziaria, ma anche perché può essere un'opportunità.
e quindi apre degli spazi che vanno ben gestiti, ben controllati di collaborazione tra i cosiddetti incumbents, quindi le banche, gli intermediari tradizionali e i nuovi operatori della tecnologia, che possono avere una mission completamente diversa, a volte una portata globale, ma che se opportunamente regolati nel loro contatto con l'intermediazione tradizionale possono contribuire a elaborare servizi utili per la clientela. Mi lascia anche dire, penso alla clientela non soltanto come al consumatore finale, ma anche all'insieme delle famiglie, però anche le imprese nelle loro diverse dimensioni, anche le piccole imprese che da questo sistema digitale di ecosistema possono avvantaggiarsi molto, e anche in un paese come il nostro al sistema della pubblica amministrazione. Sì, poi come ha effettivamente anticipato prima del suo intervento, ci sono questi aspetti, insomma, che rendono la situazione sua, no? La sua esperienza un po' diversa rispetto, cioè, abbiamo aggiunto degli elementi che mi fa piacere se poi anche le sue colleghe vogliono riprendere. Si è parlato ancora di legislazione e appunto ha confermato che si è fatta trovare pronta. A questo punto io vado da Paola Papanicolaou e pongo fondamentalmente la stessa domanda con una piccola aggiunta, cioè fintech, Big Tech, come sta cambiando e come cambierà l'equilibrio tra gli attori che compongono poi tutto quello che potremmo definire l'ecosistema dell'open finance? Beh, siamo certamente in un momento di transizione, no? Perché si è accennato prima appunto alle nuove regole, alla normativa e a ciò che hanno consentito, ma diciamo non abbiamo toccato anche la tematica di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, che ha, se volete, generato ulteriore accelerazione di tutto questo, no? Perché ohimè la pandemia ha spinto ancora di più l'utilizzo delle nuove tecnologie, del digitale sui clienti, in particolare anche sui clienti bancari evidentemente. Dunque, sicuramente protocollo standard di comunicazione, che ha accennato appunto Claudia, è un vantaggio competitivo per tutti ed è soprattutto un vantaggio competitivo per il cliente. La PSD2 è chiaramente uno dei primi step che abbiamo compiuto, auspichiamo anche tutti che ce ne possano essere degli altri che siano sempre tali e a vantaggio del consumatore. Recentemente si parla anche della digital identity, no? Non è molto diverso per certi versi, e dunque la possibilità anche in Italia eventualmente di far leva su identità digitale unica across, no? Sia tra banche ma anche potenzialmente con pubblica amministrazione e così via. Il digital divide a cui abbiamo accennato prima è un tema. Se vogliamo essere e guardare questo aspetto dal punto di vista positivo, sicuramente Big Tech e Fintech, attraverso le esperienze digitali che hanno proposto ai loro clienti, soprattutto le Big Tech, che hanno una regolamentazione per ambito molto più labile rispetto a quella bancaria, hanno comunque, secondo me, generato una forte accelerazione nei clienti nell'utilizzo del digitale e della tecnologia, che poi si è rivelata molto utile in un contesto molto diverso, diciamo, nell'utilizzo delle tecnologie anche per quello che riguarda il sistema bancario. C'è comunque tanta strada ancora da fare, e c'è tanta strada da fare anche perché abbiamo visto che, nonostante la forte accelerazione del momento, comunque c'è una buona parte di consumatori che continua ad essere molto preoccupato nell'utilizzo delle tecnologie. Dunque ci sono dei temi molto forti anche di sicurezza. Per toccare l'aspetto della normativa, oggi non esiste uno scenario internazionale anche che disciplini il cybercrime in maniera rotonda, cioè il phishing per certi versi ancora non è un reato fino a quando non certo. C'è un impatto economico sul cliente, giusto per accennare degli elementi nuovi. Riprendo però quello che diceva anche Massimo Doria sul mondo delle imprese, giusto per accennare anche un'iniziativa che abbiamo fatto noi come gruppo, e devo dire l'avevamo avviata pre-pandemia, si è rivelata poi molto utile nella fase della pandemia, che è stato il fatto di creare, appoggiandoci sulla PSD2, come diceva prima Claudia Vassena, e sviluppando su questo un nuovo modello di scoring. È un processo fully digital, end to end, rivolto proprio alle piccole e medie imprese di finanziamenti near real time. Dunque effettivamente il vantaggio è anche, e può essere utilizzato chiaramente anche su questi sul mondo delle imprese, no? Non è solo l'aspetto del consumatore persona fisica. Certo, assolutamente. Infatti parlavamo proprio di un linguaggio che possa uniformare un po' tutto, no? Quindi tutti gli aspetti, impresa, consumatore singolo, no? È un po' questo il punto. Assolutamente, okay. Sì.
Dicevo dunque, ci sono comunque una serie di aspetti ulteriori, toccando, andando un po' nello specifico su fintech e big tech per noi. Sì. L'esempio che ho citato prima di questa esperienza di un processo fully digital, diciamo poggiato su un sistema aperto, dunque sui dati anche della PSD2, è stato fatto nello specifico da parte nostra con tre fintech. Dunque noi vediamo molto positivamente evidentemente la collaborazione con le fintech, sia per accelerare dei percorsi, sia anche per cambiare a volte modello e approccio di business. La stessa cosa vale evidentemente col mondo del big tech, anche nell'utilizzo di evolute tecnologie, dunque si pensa a tutto il mondo dell'intelligenza artificiale e come ci siano dei grossissimi player oggi che forniscono diciamo delle soluzioni molto interessanti, si pensi anche al mondo del cloud. È chiaro però che quello che secondo me è fondamentale come sistema bancario è che noi teniamo fortemente in mano la relazione anche con il nostro cliente, no? Dunque quello che noi non vogliamo è evidentemente il fatto di essere disintermediati. Ecco perché stiamo investendo moltissimo, e questo tutte le banche comunque in Italia, nella digital adoption e nel fatto di avere una eccellente esperienza digitale, certamente sicura, ma anche user friendly per i nostri clienti. Ok, allora, ottimo, grazie anche per gli esempi concreti che servono assolutamente sempre. Torno da lei, Claudia Vassena, perché nel medio e lungo periodo, prendiamo insomma come periodo questo, quali fattori potranno abilitare proprio lo sviluppo di una sana competizione finanziaria? Vogliamo definirla in questo modo, perché di questo si tratta. Diciamo che i player sono sempre gli stessi, quindi da una parte è l'adoption all'interno degli istituti stessi, perché ormai tutti i piani strategici di tutte le banche parlano tantissimo di digitalizzazione, ma poi l'adoption interna, quindi quello che noi chiamiamo il change management, il mindset delle persone che lavorano all'interno degli istituti bancari, deve anche in un certo senso evolvere. Ricordiamo che essere digitali non è soltanto avere le piattaforme digitali, avere un'ottima user experience, avere delle soluzioni pronte per i clienti, ma vuol dire anche avere un department legale, un department compliance, i processi interni che siano atti a servire dei processi digitali. Noi siamo una banca che vanta lato buddy bank, solo 3 anni di storia all'interno di una banca che invece ne vanta molti molti di più. È chiaro che quando come buddy abbiamo una filiale che è nata dal giorno 1 remota, abbiamo già tutti i processi di filiali plugati in un'app. Viceversa, nel mondo invece più tradizionale, prima venivano le filiali, pian piano sono stati canali digitali che si sono integrati nei servizi interni. Bene, questo vuol dire che l'intera banca, anche il mondo rischi, il mondo, veramente tutte le funzioni, secondo loro nuovo, devono seguire questo nuovo filone, avere le competenze di natura digitale. Pensiamo anche ai modelli di rating. Oggi magari perché non pensare, visto che facciamo account aggregation, di integrare delle informazioni di banche terze o del sistema per migliorare i modelli di scoring attraverso i quali poi noi possiamo concedere del credito. Quindi le opportunità sono molteplici, ma bisogna veramente lavorare all'interno, credere nel digitale non solo dal punto di vista IT, ma proprio di mindset delle persone. Il secondo, diciamo, pilastro sicuramente è regolamentare, quindi abbiamo avuto l'ottimo esempio dove nella PSD2 è stato proprio il regulator a stimolarci a assumerci dei rischi, a fare delle scelte importanti. In altri casi magari il mercato sta chiedendo, vediamo il tema citato dell'identità digitale, per noi sarebbe davvero interessante avere come dire, una soluzione unica di sistema che noi possiamo adottare. Chiaramente anche qui magari il regulator, devo dire, sta intervenendo con estrema velocità, ma insomma è in atto una serie di scelte. Il terzo fattore veramente importante e poi il cittadino finale. Ricordiamoci, siamo sempre in Italia, siamo sempre con un mercato che vanta da i nativi digitali. Se pensiamo alle banche dai 18 anni in su, quando si inizia a sottoscrivere il primo conto corrente, è chiaro che abbiamo i 18-35enne, che è un po' il cliente tipico di buddy bank, che è super digitale, quindi è il pilastro che anzi addirittura ci vengono a chiedere loro cosa vogliono, certo, e non siamo ancora pronti per rispondere. Dall'altro lato non possiamo dimenticarci della nostra amata clientela, dove magari
magari con un'età un pochino più matura gli indici di adozione sono, delle soluzioni digitali sono inferiori. Ricordiamoci che abbiamo popolazione di 70, 80 anni, 90 anni, l'Italia fortunatamente è anche un paese molto longevo e non è detto che siano così avvezzi all'utilizzo della tecnologia, e attenzione a correre troppo sulla tecnologia, perché se non hai contenuti di sicurezza poi puoi anche fare delle scelte sbagliate, come dire, dare le tue credenziali magari alla persona sbagliata, ed è qui sappiamo tutti i temi che ne possono derivare. Quindi davvero il cittadino, con anche un forte investimento delle banche a formare il cittadino nella educazione finanziaria, la banca stessa a 360 gradi, quindi non solo il department IT e digitale, e poi sicuramente accompagnati dalle istituzioni, perché sono sempre il collante a tutela del cittadino e anche a facilitazione, stimolo per il settore finanziario. Beh, molto interessante anche questa cosa dei nativi digitali, che ovviamente sono nati e sono cresciuti con la digitalizzazione, che possono anche darvi degli spunti, no? Spesso sono loro, così almeno ha detto appunto Claudia, che dicono quello di cui avrebbero bisogno, e questo magari vi dà modo anche di sperimentare, ovviamente in parallelo con la sicurezza. Anche questo aspetto, insomma, adesso lo sottolineeremo anche nelle prossime due domande. Però questa cosa è molto interessante, perché poi si è parlato a più riprese di sinergia e di un linguaggio comune per tutti, e quindi è importante proprio la condivisione. E a questo punto, proprio prima ritorno da Paola, a Papa Nicolao, per ritornare sul tema della regolamentazione, poi con Massimo Doria torniamo sul discorso della sicurezza, che sarà poi il tema conclusivo, perché è fondamentale. Allora Paola, abbiamo parlato di regolamentazione, che è spesso un fattore che limita in qualche modo l'esperienza offerta da operatori bancari rispetto poi alla stessa esperienza offerta da operatori che invece non sono finanziari. Come si può garantire, a partire da questa premessa, un'esperienza positiva al pari di un'offerta che offrono altri player in altri contesti, insomma, per essere, insomma, sul mercato alla pari a livello di competitività, a tutela del consumatore naturalmente, perché di quello stiamo parlando. Quali sono, le potrei chiedere, gli elementi principali che occorrerà tenere sotto osservazione? Facciamo intanto una premessa, no? La nostra regolamentazione evidentemente nasce per disciplinare un mondo fisico. La nascita di un mondo digitale fa sì che siano necessarie, diciamo, delle componenti regolamentari molto diverse rispetto alla regolamentazione, come dire, tradizionale del mondo fisico. Un esempio tra tutti, i confini e la velocità. Dunque, i confini nazionali probabilmente non sono sufficienti a disciplinare il contesto digitale, dunque bisogna ragionare su normative in qualche modo globali, no? Facciamo l'esempio anche solo della GDPR, che per noi è un grandissimo asset. Noi, sistema bancario, per noi il valore più forte con i nostri clienti è il trust. Però dunque la normativa GDPR è evidente qualcosa di molto forte, perché tutela appunto questo mondo. Dall'altra parte, però, in un confine internazionale, in un mondo nel quale soggetti terzi possono non essere se non italiani o comunque europei sottoposti alla stessa normativa, la difficoltà dunque di armonizzare questo mondo è molto forte. Ciò nonostante, però, l'interoperabilità che si è creata è il fatto dell'esperienza digitale sia di front con una banca, o lasciatemi dire in qualche modo di back di una banca dietro un player di altra natura, comunque ha un effetto estremamente positivo, perché dicevamo, ha abituato comunque il cliente a un utilizzo digitale, ma soprattutto un utilizzo su misura per lui, perché la verità vera è che il mondo del digitale abilita e libera il cliente, mettendo lui al centro molto di più rispetto al passato e consentendogli di scegliere le modalità, l'ora è il modello che vuole adottare lui per comunicare con la sua banca o con altri operatori di mercato. Il principio però, same activity, same risk, same regulation, è sacrosanto, no? Sì. E questo sia per garantire la competitività tra player, ma anche chiaramente per mettere in sicurezza il cliente. Dunque, quello che serve assicurare, cosa che peraltro in questo momento c'è,
ci sono sicuramente dei privilegi per le fintech sui quali noi crediamo fortemente, no? Cioè il mondo, una regolamentazione leggermente più leggera in delle sandbox proprio per sperimentare delle cose è fondamentale, perché questo fa sì che poi ci sia lo sviluppo e l'innovazione. Viceversa, per quello che riguarda player più consolidati, più grandi, di dimensioni anche sovranazionali, è fondamentale che si operano in determinati settori, ci siano gli stessi rischi e dunque ci siano le medesime regolamentazioni. Questo, ripeto, a tutela sia del mercato ma anche e soprattutto del cliente, che deve avere la contezza dell'azione che compie a prescindere dal canale sul quale si trovano. Certo. Prima certo. Ti dico una cosa molto importante: ci troviamo in un contesto mai esplorato prima, dove non c'è semplicemente uno scambio tra due soggetti disciplinato all'interno di un contratto, ma c'è una molteplicità di attori che agisce nel mondo digitale, e questi confini e le responsabilità non sono sempre perfettamente definiti. Ho fatto prima l'esempio della cybercrime, no, e del furto di identità, del phishing. Sappiamo benissimo che abbiamo affrontato una difficoltà molto forte con lo scambio delle SIM in Italia, no? E anche lì è un mondo dove identificare la responsabilità diventa estremamente difficile. Sono però, pecche di un modello che sta nascendo, sul quale però tutti gli attori quotidianamente lavorano per trovare delle soluzioni. Mm-hmm. Sì, esatto. Ancora una volta torna al discorso del team e di lavorare tutti nella stessa direzione al fine di tutelare il consumatore. Quindi io riprendo questa parola perché vado dal dottor Doria proprio per riportare sul tavolo la centralità del tema della sicurezza. Mi piacerebbe capire con lei qual è la visione proprio dell'autorità. Lei già prima accennava qualcosa, si è accennato qualcosa comunque nel corso di questa tavola, però insomma ritorniamo sulla visione delle autorità e del regolatore proprio su questo tema, e soprattutto che cosa ha rappresentato l'esperienza dell'open banking e l'evoluzione, naturale o meno, verso l'open finance. Sì, grazie. Devo dire che è una domanda che si qualifica anche molto sulla base delle osservazioni che hanno fatto le colleghe prima di me. Però partendo da quella che è il suo input, cioè il tema della sicurezza, è ovviamente, ma insieme ad altri, una componente fondamentale. Mi lasci dire, una componente fondamentale dello sviluppo, e quindi non è una sicurezza fine a se stessa, è una sicurezza che di per sé rappresenta una condizione necessaria per profilare servizi digitali in grado di produrre quei benefici per gli utilizzatori finali a cui facevamo riferimento prima. Ora, sempre cercando in una logica un po' di schematizzazione funzionale a una condivisione del tema, di interpretare la sua domanda, vorrei sottolineare anzitutto che la sicurezza ha molte dimensioni. Ne cito qualcuna: c'è una sicurezza che è multidimensionale per materia, perché quella a cui stiamo facendo riferimento, a cui stiamo pensando tutti e forse anche chi ci ascolta, parlando di digitale, è una sicurezza di tipo tecnologico, che è sicuramente fondamentale, ma non è l'unica, perché è una tessera di un puzzle più articolato che si deve abbinare a elementi di sicurezza legale, sicurezza in tema di compliance. Occorre un servizio che sia affidabile per radicare e profilare la possibilità di offerta al cliente che sia duratura, lo dicevano prima le colleghe, cioè da preservare la relazione col cliente in un contesto ultra competitivo. La qualità del servizio è l'unico fattore che è in grado di farlo. Ora, però ecco, non è l'unica dimensione di sicurezza, ne accenno proprio brevemente ad altre due. C'è una sicurezza che un po' attiene alla dimensione che richiamavo prima. Noi siamo di fronte, con le piattaforme, a degli ecosistemi in cui ciascuno condiziona l'attività dell'altro, e quindi esiste una valutazione sulla quale dovremo tutti, credo, lavorare anche per elaborare dei modelli, che tocca la sicurezza dell'ecosistema in sé e accanto a quella dell'ecosistema anche del sistema. Io vorrei ricordare che l'Italia è un paese importante quando si parla di open banking e di open finance, non solo perché l'Italia, lo ricordo direttamente, ha contribuito in modo decisivo alla definizione della PSD2, da cui poi è nato tutto il resto. Eravamo noi ad avere la presidenza dell'Unione quando il testo è stato consolidato in Consiglio, ma anche perché ha
definito delle soluzioni che sono proprio soluzioni di sistema. Nel nostro paese esistono delle piattaforme che nascono per facilitare lo scambio dei dati tra gli intermediari, gli operatori che hanno in gestione i conti dei clienti e i soggetti terzi, le terze parti che a quelle informazioni accedono. Quindi sicurezza, come diceva lei, come elemento fondamentale da interpretare in una logica complessiva e attenta anche alle diverse dimensioni che investe. Io le chiedo soltanto un minuto però per aggiungere una riflessione ulteriore. Certo. Che è quella che facevo all'inizio, insomma, è vero che la sicurezza è importante, però è un elemento da interpretare in una logica di evoluzione, quindi non di blocco o di aggravio di compliance a cui facevano riferimento anche le colleghe prima, e in questo senso si va ad abbinare anche ad altri valori. Quando alla sicurezza si aggiunge un tema di trasparenza, di consapevolezza del cliente, di mantenimento di un tasso competitivo in una logica di parità concorrenziale, si definisce tutto un set di indicatori che, se viene osservato, realizza alla fine un risultato finale, che è quello a cui facevamo, penso, un po' tutti riferimento prima, un elemento di affidamento, cioè crea la fiducia nei nostri interlocutori, quindi famiglie, imprese, enti della pubblica amministrazione, che quei servizi siano utilizzabili. Ora, perché è importante questo? Perché ci sono molti rischi, non sono solo i rischi connessi con le minacce cyber che sono elevatissimi, ci sono dei rischi di tenuta del sistema nel suo insieme. Ecco, allora aggiungo e chiudo due considerazioni. La prima, l'abbiamo ascoltato, no? Io l'ascolto spesso, per la verità, gli ecosistemi sono importanti e ciascuno si sta attivando per realizzare il proprio. Nell'ecosistema ci sono legami e interdipendenze, è anche vero che dobbiamo presidiare il rischio che poi si creino dei silos, che ciascun ecosistema parli con i suoi partecipanti e non parli con gli altri, perché alla fine i clienti sono sempre gli stessi e sono del sistema, non del singolo ecosistema, e quindi il tema dell'interoperabilità che è stato richiamato è un tema molto presente, si diceva è stata realizzata. Io credo che insomma sia ancora un obiettivo a cui tendere, presidiando il rischio di frammentazione. E alla fine le chiedo altri 10 secondi, insomma, guadagnando anche un pezzetto di futuro, perché è vero, io sono d'accordo, le regole sono regole ancora analogiche, ci stiamo muovendo verso un mondo digitale, abbiamo bisogno di regole, di comportamenti, però anche di pensiero digitale. Ecco, vorrei rassicurare che in Europa, in Italia, le autorità, la Banca d'Italia tra queste, si sta muovendo proprio in questa direzione, lo facciamo potenziando i nostri canali di dialogo con l'esterno, la nostra iniziativa Milano Hub lo testimonia, lo stiamo facendo dando il nostro contributo anche al Ministero dell'Economia per la gestione di un pacchetto di regole articolate che toccherà dalle criptovalute alla sicurezza, il prossimo anno alla PSD3 che mira a raggiungere quei profili di equità competitiva a cui dicevamo, e lo facciamo con la convinzione di poter in qualche modo affermare anche un primato tecnologico del paese. Sì, era giustissimo concludere così, guardi, ha fatto benissimo a prendersi dei secondi in più, proprio perché insomma volevamo capire questo futuro, come guardare al futuro per essere pronti a mettere in campo l'esperienza, così come recita anche il nostro titolo, però anche con la sicurezza e l'innovazione, quindi insomma tutti i poli e ambiti che devono essere assolutamente collegati. Io quindi ringrazio Claudia Vassena, Unicredit, Head of in realtà Buddy Bank, grazie per essere stata con noi Claudia, e naturalmente a presto. Grazie a Paola Papanicolaou, Executive Director, Group Head of Innovation, Gruppo Intesa San Paolo. Grazie Massimo Doria, Capo Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento del Dettaglio, Banca d'Italia. Grazie per tutte le riflessioni del caso e vi aspettiamo a settembre con tutte le novità che ci saranno alle fonti, soprattutto inerenti al tema di cui abbiamo e stiamo parlando in questa mattinata. Grazie ancora ai miei relatori. Noi ci stiamo avviando verso la chiusura di questa mattinata di lavori. In realtà ci rimane l'ultimo pezzettino e peraltro tra pochissimo arriviamo con un nuovo ospite. Sarà proprio concentrato sulla cultura dell'innovazione aziendale. Abbiamo parlato della necessità di lavorare in team e soprattutto di parlare un linguaggio comune, di avere lo stesso obiettivo, però l'obiettivo davvero deve essere costituito da tanti elementi che adesso ribadiremo nella parte conclusiva, quindi torniamo tra pochissimo.